Siamo qui davanti al carcere delle Vallette con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. Come mai siete qui anche voi con il presidio qui alle Vallette? Come un'altra volta, come sempre, i nostri figli sono coinvolti anche questa volta. I nostri figli che lottano, che si occupano del sociale, i figli che tanto hanno dato durante la pandemia, i figli dei centri sociali, quelli che hanno aiutato anche il servizio pubblico facendo i tamponi gratuiti, i figli che hanno, diciamo, protetto l'ambiente, oggi si ritrovano in galera, in carcere, anzi, diciamolo bene, in carcere. Abbiamo in carcere Umberto, abbiamo in carcere Giorgio Rossetto e abbiamo ai domiciliari Alice e Donato. E abbiamo un sacco di altre denunce, un sacco di altre misure, firme, cioè proprio per riuscire a distruggere il dissenso in questo paese, il dissenso che piace tanto quando viene dagli altri paesi, ricordiamocelo bene, il dissenso in Russia ci piace, il dissenso a Hong Kong ci piace, quando il dissenso invece opera nei nostri paesi va represso così. Manganelli, carcere, durissimo. Ritenete che questa sia una vicenda che abbia risvolti giudiziari oppure il risvolto giudiziario ha in realtà a sua volta un risvolto politico? È difficile dire quanto la politica sia staccata dal risvolto giudiziario e quanto il risvolto giudiziario sia staccato dalla politica. Io noto che una certa magistratura, parlo di certa perché non sono tutte così, è molto legata a quello che è il sentiment, parlo politico generale. E quindi riteniamo che queste vicende giudiziarie siano molto legate al momento politico. Grazie. Grazie a voi.